Alla fine, quando si posa la polvere delle maratone elettorali, delle percentuali, delle dichiarazioni ufficiali, restano i milioni di voti nudi e crudi, che ci dicono che la Lega, con i suoi 9 milioni di voti, ha in mano il futuro del governo e della legislatura. Il PD, con i suoi 6 milioni di voti, manifesta ancora di esserci, di contare, e che il Movimento in un anno di governo ha perso 6 dei suoi 10 milioni di voti. Sono numeri che pesano come macigni per tutti, per chi deve gestire la sconfitta, il trionfo o lo stallo. Allora, da qui partiamo questa sera a TG The Post per parlare con i nostri ospiti, che sono Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Trasporti. Buonasera. Bentornato. Grazie. E con noi c'è Massimiliano Smeriglio del Partito Democratico, appena eletto eurodeputato. Complimenti intanto. Buonasera, grazie. Benvenuto anche a lei. Allora, Morelli, comincio da lei. L'agenda della Lega è chiarissima, il menù è chiarissimo, ci sono almeno 6 cose che vanno portate a casa secondo voi entro l'estate o durante l'estate. Decreto sicurezza, taglio delle tasse, mi corregga se sbaglio, se dimentico qualcosa, autonomie, TAV, riforma della giustizia, sblocca cantieri. Allora, se su molti di questi temi una mediazione con i 5 Stelle è probabile, certamente non sulla TAV. Allora lei mi dica, cade il governo sulla TAV? Ma guardi,